Sopravvissuti, bentornati sul canale. Oh, ieri è uscito finalmente Once Human, un titolo free to play MMO survival che sulla carta sembra veramente tanto interessante. L'ho provato un pochino per vedere un po' come funzionava e effettivamente spunti interessanti ci sono. Adesso lo iniziamo insieme, lo ricominciamo insieme, faremo un nuovo personaggio e intanto vi spiego un pochino di cosa tratta il gioco in brevissimo. C'è stata una sorta di calamità che sembra essere arrivata dallo spazio profondo, lo Stardust, che in qualche modo ha corrotto gli esseri viventi, trasformandoli in abomini randomici chiamati devianti. Questo è il succo del discorso. Noi siamo immuni a questo Stardust e dobbiamo indagare, fare cose e capirne di più. Va installato necessariamente, ragazzi, su SSD e, come ho detto, ci sono problemi di ottimizzazione, cali di frame a volte abbastanza importanti, soprattutto adesso che ho pure OBS attivo, ma non è un caso isolato che riguarda me. Ho letto di gente con schede molto performanti, macchine belle performanti, molto più della mia, che hanno gli stessi problemi. Comunque, la creazione del personaggio è abbastanza semplice, relativamente semplice. Selezioniamo il corpo maschile, femminile, quello che sia, e poi andiamo a modificare eventualmente faccia, occhi, naso, bocca, capelli. Non c'è barba o simili, ma va bene così. Io direi di creare molto velocemente il nostro, ovviamente, Osvaldo, e poi ci vediamo in gioco. Un Osvaldo particolarmente giovane e di bell'aspetto. Ma va bene così. Liquid nitrogen, -195.79°C. Physical movement or brain function not detected. Subject status stable. Dagger still stuck in the sheath. Allora, ci hanno trovato praticamente con una sorta di coltello piantato nello sterno. Nel petto. Ok. Questi qua praticamente sono dei ricercatori che indagano sullo Stardust, appunto questo qualcosa che ha trasformato le persone in devianti, che tra poco vedremo. Peccato che il gioco purtroppo è interamente in inglese, spero che arrivi la localizzazione italiana il prima possibile. Come ho detto, è free to play, è disponibile da ieri, praticamente, rispetto a quando state vedendo il video su Steam. E dal metà settembre, se non sbaglio, sarà disponibile su Android e iOS. Sì, è solo per PC e smartphone. Curiosa scelta, ma va bene. La cosa che non vedo l'ora di iniziare a fare, a parte combattere, è creare la nostra base. Sarà importante bere e mangiare perché questo andrà ad alterare bonus e status che potremmo avere durante il gioco. Tipo velocità, resistenza, vita, forza, eccetera, eccetera. Attacchi melee e ovviamente anche alla distanza. Allora. Allora, ovviamente abbiamo tutti quei menu e sottomenu che non possono ovviamente mancare, considerando che comunque questo è di base un MMO. Farò il tutorial molto molto velocemente per farvi poi vedere effettivamente il gioco. Allora, in alto a sinistra abbiamo le quest. Dobbiamo inserire il codice che è 0728. Noi stiamo fuggendo da... non so cosa cazzarola sia esattamente sto posto.
Dobbiamo andare qua. Ah, questo dovrebbe esserci alterazioni temporali. Tipo, una cosa del genere. Allora, consumo acqua e cibo per aumentare la tua energia. Quelle pillole mi danno tutto ciò? Ah sì, mi danno sia acqua che cibo. No, è vero. Vediamo lo zaino. Non ho nulla. Ah, ce n'è una sola e l'ho mangiata. Ok. Allora, parla con lo strano uccello. Sono felice di vedere un'altra faccia. So di essere solo. Sei un metaumano? Sai chi sono? Non so chi tu sia, ma so che cosa sei. Tu hai risvegliato il Cradle. Non so cosa vuol dire. Ed è qualcosa che solo i metaumani possono fare. Hai perso la memoria, non ti ricordi chi sei? No, non mi ricordo. C'era una fluttuazione proprio adesso. E questa fluttuazione mi ha intrappolato nel Cradle. E probabilmente questo ha fatto anche sparire la tua memoria. Puoi chiamarmi V. Ok. Come sei arrivato qui? Arrivo da una deviazione sicura. Una farfalla di carta. Ma qualcosa l'ha spaventata. Ok, dobbiamo muoverci. Ok, ha detto se mi aiuterai a completare la mia missione, poi mi puoi chiedere tutto ciò che vuoi. Ok. Allora, come vi ho detto, ragazzi, preparate la calide frame spaventosi, ma purtroppo un po' è OBS, un po' è il gioco che ho ottimizzato malino, per ora. Allora, abbiamo il coltello. Possiamo fare le uccisioni furtive. Di questo ce lo spappoliamo. Ce lo backstabbiamo easy. Guardate come ci hanno. Ecco, questo è un deviante con la testa da riflettore. Tanto prendiamo pure da mangiare. E mangiamo. Ok, abbiamo un boost di HP. Buono. Questo se l'accoppiamo easy. Allora, c'è la mira automatica nel combattimento. Che significa che se io attacco, spammo il tasto d'attacco, il personaggio tendenzialmente quando è vicino a un nemico lo targetta in automatico. Cioè lo acchiappa in automatico. L'ho disattivato perché è una cosa che odio tantissimo. Così come odio i cappelli. Quindi tu sparisci. Possiamo toglierli. Poi abbiamo l'inventario che ci mostra l'equipaggiamento, le armi. Ovviamente anche più di una contemporaneamente. Due armi alla distanza, una corpo a corpo. E poi equipaggiamento, cappelli, maschera, vestiti, pantaloni, guanti e scarpe. Tutto quanto ovviamente va ad influire direttamente su varie statistiche, armatura, HP, anche il danno. Insomma, RMM a tutti gli effetti. Allora, con il nostro atleticissimo Svaldo, vediamo un po'. Allora, esplora il monolite. Premi Q per usare. Ah, che questa è una sorta di scanner temporale, ma che servirà dopo. Ci aiuta a individuare cose che. Macete. Ci aiuta a individuare cose. Ma per adesso vengono segnate perché questo comunque è un tutorial, quindi va bene così. C'è un altro nemico. E penso. Eh sì, c'è questo. Là, ma la stamina noi dove ce l'abbiamo esattamente? Allora, non c'è una stamina nell'immediato. Ah, sì. Là in basso. Vedete i simboletti del braccio e la stamina. A destra c'è la sanità mentale. Poi l'idratazione, la sete e la fame.
La fame dovrebbe incidere sulla vita, l'idratazione sulla stamina. O comunque sulla velocità e simili. E poi probabilmente se arrivano a zero, penso che perdiamo anche salute. Raccogliamo, raccoglibile. Allora, io non ho giocato tantissimo, ho giusto provato e finito sta parte del tutorial. Quindi adesso andremo un po' più spediti verso la fase successiva. E Morice. Qualche nemico droppa cose. Visto che dopo ci sarà anche il crafting, raccogliete un po' tutto. Anche se non sapete a che serve, perché tanto un domani torna utile. Poi non mi sembra ci sia un discorso di... Ok, sì, c'è il peso. C'è il peso nell'inventario. Ok. Ci sono un botto di cose che possiamo fare. Veramente, veramente un sacco di roba da creare. E questo è per quanto riguarda l'equipaggiamento. Poi ovviamente c'è tutto il discorso della costruzione della base, che è tutto dire. Ok, noi interagiamo con queste riminescenze temporali, roba così particolare. Lo Spatial Theater. What's your name? I don't know. All I know is that I'm a monster. My mother, my father, and everyone else. Allora, in poche parole, quella reminiscenza di una bambina è una bambina, poi diventata adulta, che praticamente può creare dei devianti. Io, ragazzi, vi sto raccontando tutto questo, ma non ho idea. Cioè, fondamentalmente, non so nulla se non quello che ho visto appunto nel tutorial. Quella bambina può creare devianti, come perché non si sa. Queste farfalle di carta sono sue creazioni. Alcune di esse sono vive. Sembrerebbe che alcuni dei devianti siano effettivamente ostili, tipo questi, e altri no. Tipo appunto le farfalle o anche quell'uccello qui. Non so. Allora, dovrebbe esserci il PvP, ma solo in determinate aree o va attivato, non lo so. Ma a me il PvP non interessa, quindi dai tutta. Combattimento è molto semplice, ma è divertente. Ok, abbiamo catturato la devianza. Il deviante, ecco, che è quello che prima ci ha detto V, ovvero il deviante farfalla di carta. Sto andando molto spedito, ragazzi, ma questo è il tutorial, fondamentalmente, eh. Qua i frame muoiono. Muoiono male, ma proprio male. Tra l'altro, se fate caso, sotto in basso a destra, se vedete gli FPS, stavamo sui 40. Ragazzi, non c'è la cam, non so se l'ho detto prima, perché sono le 3 di notte mentre registro e non mi sembrava il caso, anche perché dietro me c'è Chiara che dorme. Allora, entra in casa e parla con gli occupanti. Io fondamentalmente ero arrivato qua. Quindi vediamo un po' che si deve fare. Mitsuko, che è la bambina di... cioè è la ragazza che abbiamo visto prima nelle visioni, diciamo. Ah, V, sei tornato, sei vivo. Sì, ho trovato questo metamano.
Mitsuko is a, it's thanks to her. About 20 years ago, Rosetta triggered a major stardust fluctuation during one of their experiments. They brought increased levels of stardust with them. That poison has seeped into every corner of our world. Yes. See that thing in the... Allora, purtroppo non è che abbia capito proprio tantissimissimo di quello che hanno detto, ma in poche parole, la Rosetta, che è sta compagnia, non lo so, quelli che ci avevano preso prima, tra un esperimento che è andato ovviamente male, 20 anni fa circa, hanno risvegliato qualcosa, comunque dallo spazio profondo, che poi, non so quanto recentemente... si è abbattuto poi sulla Terra e ha appunto creato sti devianti, corrompendo, anzi in qualche modo è come se avessero, se fossero radiazioni spaziali, ecco, che hanno colpito gli umani e li hanno trasformati. Allora, qui noi possiamo mettere skill rating. Allora, questo è una sorta di pet. The butterfly is recovered. La farfalla che abbiamo trovato prima è una sorta di pet. Allora, e che possiamo usare in combattimento, penso. E qui presumo si ricarichi. Deviations can be very dangerous if not taken care. This is why we created the mayflies. We make cradles and securement units to keep deviations contained. Ok, Mitsuko ci ha detto che esistono devianti estremamente pericolosi, altri meno. E praticamente la Rosetta voleva trovare un modo per far coesistere umani e devianti, in qualche modo. Che cosa sono i devianti esattamente? Nessuno lo sa con esattezza, però praticamente le leggi della fisica del nostro mondo, ok, vanno contro le leggi della fisica del mondo che conosciamo, arrivano da un'altra dimensione, dallo spazio profondo. E quando un deviante è sotto stress, rilascia Stardust. Ok. Cioè, praticamente attraversano lo spazio, il tempo, ok, quindi ci sono multiversi simili. O più che multiversi, come si chiamano? Dimensioni, ecco. Alcuni devianti sono amichevoli, come ad esempio quelle farfalle, altri invece sono molto pericolosi. All'interno del... Ma da altri, come all'interno, ad esempio quelli all'interno del Monolith, sono molto pericolosi. Ti devi preparare lo Stardust Spreading, penso sia tipo si sta espandendo. E non sono sicuro del perché. Sta attento, c'è una sirena. A deviation from another world just entered this space and it won't go down without a fight. Take the butterfly. Ok. Allora, dobbiamo prendere la farfalla che ci aiuterà. Non so bene come, non so bene perché. Il credo. Raga, non ho idea che cosa sia. Allora, i devianti di combattimento sono delle tipologie speciali di devianti. Possono diventare aggressive e ricevono istruzioni da noi. In poche parole sono dei pet. Ok, perfetto. The Dormancy Threshold del combattimento. Ok. Ce l'abbiamo. Prendiamo un po' di... C'è equipaggiamento qua. Allora, dobbiamo prendere tutto il... abbiamo preso delle frecce anche. Dobbiamo prendere il loot che sta qua da ste parti. Eccolo.
Preso tutto il loot, dobbiamo prepararci a combattere. Fatemi equipaggiare la roba, ho preso però. Ok, 110-140. Ah, ok, sì, è la protezione. Ma HP in più. Pollution resistor, quindi c'è la possibilità che anche noi veniamo in qualche modo contagiati da qualcosa. Ok. Un paio di pantaloni non mi dispiacerebbero, ma va bene così. Ah, dobbiamo prendere. Usa il piccone per prendere logs, gravel e water. Ah, ok, quindi roccia, legno e acqua. Usa il piccone, ma c'era già. Ah, intanto prendiamo l'acqua. Che dobbiamo bollire, perché se ci fate caso abbiamo trovato l'acqua bollita, quindi l'acqua andrà probabilmente bollita. De 15 a botta. Penso che bere e mangiare sarà un qualcosa che dovremmo fare molto molto spesso, eh. Perché il quantitativo d'acqua che mi ha preso è spaventosamente grande, quindi. Allora, sei completamente idratato. Ok, quindi la stamina si recupera più velocemente. La idratiamoci al massimo. Ok, prendiamo la legna. Qua si prende 80 log. Ah, vedi, posso tagliare qualsiasi tipo di albero. Non mi servono tipo accette migliorate o cavolate simili. E ce ne prende tanta di legna, effettivamente. Gravel. Gathering tools. Ah, possiamo fare ovviamente strumenti migliorati e la roccia, abbiamo detto. Questo è zolfo. Cavolo, ce n'è stata roba da prendere comunque. Allora, cerca un posto dove è possibile costruire. Ok. Ah, io non voglio costruire qua vicino però. Cerchiamo un posto più carino. Qua, per esempio. Che cos'è sta struttura? Posso arrampicare? No. Sì. Bene. Molto artistico sto posto, mi piace. Ok, costruiamo qua. Le strutture non possono essere costruite vicino a stronghold. Fortezze? Ah. Ok. Quanto non vicino? Ah, in realtà neanche troppo non vicino. Giusto quel tanto che basta per dar fastidio. Va bene, allora costruirei qua. Dai. Uno spazio relativamente aperto. Il campsite. Allora, qua possiamo. Ok, possiamo costruire cose base. Tanto attrezzi quanto anche cibo e simili. Allora, coltelli da lancio, l'acqua bollita, ovviamente. Danno non me lo fa vedere quanto fa. 488. Le frecce non me lo dice quanto fanno danno, ma dobbiamo farle. Allora, 5 frecce, fa quindi 5, 10, 15. Come se 15 frecce, 10 ce l'avevo già se non sbaglio, quindi arriviamo a 15, 25. Ma sì. Dobbiamo fare l'acqua bollita. Questa ne facciamo un bel po'. Crude pickaxe. Sì, dovrebbe essere meglio di quello che abbiamo, penso. C'è una linea di comando per le cose che le mettiamo in coda fondamentalmente quando le facciamo. Ok. E ah, vedi, continua a fare da solo. Buono.
Buono. Ok. Devo sostituire il pick up che ho. Sì, il pick up. Il piccone che ho con. No, ce ne ho due adesso. Bene. E io non voglio. Ok. È lo stesso piccone che c'avevo prima. Ma questa è un'accetta. Non lo so se è lo stesso di prima. Ah, dobbiamo fare la. Ah, la balestra. Allora. Weapon. E l'armatura anche. Questo ce l'abbiamo già. Queste 3, 4. I pantaloni no, però. Ah, vedi, mi fa vedere che cosa ho già. Ho il cappello, il busto, scarpe e guanti, sì, eccoli qua. Mancano maschera e pantaloni, però non abbiamo la hide, tipo il cuoio, la pelle, vabbè. Dopo dobbiamo uccidere qualche animale. Ah, però dobbiamo fare la balestra, giusto? Ok. 201 danno. Seconda riguardo. Ce l'abbiamo? Sì. Ah, tasto. Ok. No, aspetta. Doppio tasto. No. Come si fa? Ah, c'è scritto a sinistra. Ah, clic singolo della mira va in prima persona. Ok. Tenuto premuto va in terza. Allora, siamo leggermente affamati, quindi abbiamo perso un po' di HP. Mangiamo. A posto. Ok, dobbiamo tornare indietro perché ci dobbiamo... Ma ci sarà un'orda? Ci sono le orde. Ragazzi, se ci sono le orde, fermi tutti, eh. Tanta roba. Power cost. Oh mio Dio. Ma mi sa che questo è tipo un esempio di quello che potremmo eventualmente costruire. Tutte torrette. Madonna che figata. Spero che ci siano delle... Ma penso di sì, missioni che c'è da gente. Raga, potrebbe essere il primo MMO che mi diverte. Perché la componente survival non è... Cioè c'è. E non è neanche marginale. Perché effettivamente c'è da boost o malus. Quindi buono. E se effettivamente ci sono le orde... È un'antenna radio. Ah, è la sirena. Ma è Siren Head, la creepypasta. Versione un po' più... sotto steroidi, però. È quello. Dicevo, se ci sono effettivamente le orde, costruire casa potrebbe avere un senso. E queste sono tutte cose che a me piacciono. Però... Però... Il gioco va scoperto ancora. Ma tu sei un bestione enorme. Ma non ti ammazzerò mai. E i mob anche, giustamente. Cosa c'è qua? Secondo, eh. Altre frecce. Questi si attivano da soli? Penso di sì. Allora, ok, ma siamo esposto, segui me? No. Non mi pare. Oh. Aiuto, aiuto, oh. Che cazzo ora mi spara? Ragazzi, lo mi dispiace che, ripeto, per i cali di frame, che forse voi avvertire devo anche un po' di più, ma non sto perdendo vita. Ah, vabbè, ovviamente, essendo il tutorial, sarò tipo immortale. Vabbè, ammazziamo il... l'amico. La sirena è forte, ma insomma... Dicevo, lo shooting è fatto bene. Raga, pure il combattimento è figo, eh. Ma è tutto estremamente facile. Non vedo l'ora che sia un po' più complicato. Allora... Ah, la farfalla possiamo usare. Ma come? Auto attack. Vai. Mena. Mena farfalla, mena.
Porca troia, ok. Ma allora lo sfondiamo. Ma c'è... c'è il danno localizzato. O perlomeno in testa gli fanno più male. Cioè in testa. Sulla sirena. Sulla torre. Spim. Easy. Però vabbè, ripeto. Tutorial, ragazzi. Ci sta. Ci sta assolutamente. Ma quanto è figo. Quanto è figo il design dei mostri. Allora. La farfalla è tornata. Io devo capire la farfalla com'è che funziona. Securing. Fatal flow skill and use it to attack. Attacco automatico. Bersaglio designato. Securing. Non so. Allora, chance to secure. Fastering. Ma che cazzo sei? Ma che cos'è? No, il deviante. La. Sì, il deviante è scappato. Io la chiamo deviante, ma penso sia deviazioni più che altro. La deviante è più figo. Ok, dobbiamo dirlo a Mitsuko. Mitsuko? O Mitsuko? Non sbaglio, in Giappone non dovrebbero esistere gli accenti, credo. Avevo letto una cosa del genere. Vabbè, informiamola. Che è scappato il deviante. La nazione è scappato, eh sì. È stata una battaglia difficile, ma in realtà no. Te devo dire. Grazie a te, Meta, che ci hai salvato. Prego. È la seconda volta che mi salva. Ok, adesso... dobbiamo andare nel mondo fisico? Ah no, dove è andato? Nel mondo fisico? Ma chi? Sì, Mitsuko ha creato questo rift, tipo spacco... no, spacco. Oddio, rift. Porca miseria. Una faglia, diciamo, nello spazio. Ah, e qua possiamo rifugiarci dai pericoli del mondo fisico. Ok. Pensi che i devianti torneranno per distruggerci? È possibile. Allora, Meta, dobbiamo andare insieme nel mondo fisico. Ok. Porta la farfalla con te. Put it in your cradle. Devo andare a vedere che cazzarola significa cradle comunque. Ok, andiamo nel mondo fisico. Ah, prendo la porta. Ok, è un portale. Bene. Quindi adesso inizia il gioco? Vero? Presumo che il tutorial sia terminato qua. Spero. Spero fortemente. Tutorial convincente. Devo essere sincero. Ragazzi, il sistema di combattimento è figo. È figo. Per adesso non ho percepito quella pessima sensazione. Ah, così? Quella pessima sensazione dei bersagli in movimento e basta. Che si ha quando si combatte con nemici negli MMO. Non l'ho percepita. Certo, non brilla, non so intelligenti. Abbiamo il glider? Oddio, quanta roba a schermo. Porca miseria, no. Ecco, mo mi sa proprio di MMO. Cerca un posto dove poter costruire e piazzare il terminale del territorio e costruisci un banco di disassemblaggio. Quella roba che ha costruito gente? Oh, un altro tizio. Non so la chat vocale di quanto deve essere vicina. Sì, quella è decisamente una costruzione di qualcuno. Cavolo, mo se non mi affretto io già lo so che troverò tutti i posti migliori già occupati. Doubles territory. Vabbè. Termina il territorio.
Ah, ok, questo indica il nostro territorio. Ok, quindi probabilmente gli altri giocatori non potranno. Ma che cazzo mi ha tirato? Non potranno interagire con gli oggetti là dentro, rubacce, materiali, eccetera, eccetera. Poi ripeto, il PvP non so come si attiva e non sono interessato a saperlo. Cioè, proprio non me ne frega niente del PvP. Salve. Nemici simil zombie check. Perfetto. Capoccioni, so. Ma so. Shared Maniac. Oh, ragno. Ragno. Che cos'era quello? Ho visto un'ombra muoversi molto rapidamente. Aio. Allora, i mostri sono a livello, quindi presumo che anche le zone della mappa siano a livello. A livelli? Io presumo siano zone dove posso andare e zone dove meglio no. Scusi lei. Scusi lei lassù. È sceso. Veloce. Voglio un. Mamma mia, voglio una pistola. Non un fucile, una pistola voglio. Che cazzo? I bagarozzoni ci abbiamo. Raga, io dico che questo gioco è interessante. Soprattutto per le meccaniche. Il gameplay è. Ci sta. Che cazzo succede? Che cos'era quella schermata Watcher? Activator, ok. Cosa di qua su? Ah, vedi? Mi indicano i mostri nelle vicinanze. Lo schiocco delle dita. Come mi chiamano? Thanos. Chip look at loot create. Sketch of inspection point. Track task, ok. Non l'ho fatto. Questa è la mappa. Porca troia. È gigante. È enorme. Ah, guarda i livelli. Livello 0. Rift Space. Livello 48, 32. E qua ci sfondano. Ok, perfetto. Task comunque. Allora, segui lo Stardust. The Eve of Evolution. World Task. Ask. Ah, ok. Ah, questa è quella della cassa che abbiamo trovato adesso. Mi intriga. Livello è più alto del nostro, voglio vedere quanto è difficile. Proverei ad andarci. Una cassa. Jump rope e altra roba. Abbiamo tutto. Formula di document. Allora. Là c'è una cassa. Andiamo, io prendo. Ok, poi dobbiamo capire anche il livello di potenza dei nemici. Per capire effettivamente quanto è pericoloso affrontare nemici. Quanto più forti di noi. Copper Rifle Bullet, ammo. Ok. Cose che purtroppo attualmente non servono. Ah, cavolo, non mi fa entrare nelle case. Ah, c'è un cosino che si illumina dietro al nostro zaino. Ma non ho idea di che cosa indichi. Ah, non mi pare ci siano devianti nei paraggi, quindi boh. Dobbiamo andare qua. Teletrasporto e passaggio a un altro mondo. Ok.
Ah, probabilmente dai teletrasporti. Possiamo fare viaggi rapidi, giusto? Ok, allora io vorrei capire un paio di cose, tipo costruire qua vicino non... Porca troia. Quella l'ha costruita un player perché c'è quello lì. Allora, non sarebbe male affatto costruire qua vicino. C'è il teletrasporto. Vabbè. Allora, andiamo a vedere la zona da esplorare e poi da ispezionare. E poi eventualmente vediamo anche di crearci casa. Madonna. È pieno di baracche. È veramente pieno di baracche, baracchine e baracchette. Aspetta, ma quanto lontano devo andare? Giusto per farmi un'idea. Ah, stiamo vicino. Le frecce ce l'abbiamo. Il macete ce l'abbiamo. Altra gente che costruisce. Ma porca troia, ma fate prima i muri e poi mettete la roba dentro, no? Poi sicuramente giocato in compagnia. Cavolo, se ci. Non ci sono i server privati, mi sa, perché questo. In un server privato. Può essere tanta roba. Io non ho idea di quanto lungo sarà sto video, penso che a un'ora ci arriviamo. Non so neanche se farò effettivamente tagli, ma penso di no. Allora, è abbastanza intuitivo. Un cervo? Possiamo raccogliere il cibo? Arca troia! Magari dopo. Morisce. Non so se ho preso qualcosa dal cervo perché l'ho perso clamorosamente. Mi sono distratto. Allora. Facciamo stealth, visto che si può. Ho sbagliato tasto dicevo, clamorosamente sbagliato tasto. Visto che ci sono le... Un attimo, fammi vedere una cosa. No, dov'è? Allora, backpack. Ok. Equipaggiamento. Ok. Memetics Cradle. Yes, market. Memetics per unlock the evolution is complete. Penso questi siano tipo le abilità. C'ho sta sensazione. Dovremmo effettivamente fare la questline principale, ma mo mi sono fatto prendere da questa cosa e voglio vedere che cos'è. Cesta. Mini bookcase. Ma non penso siano oggetti che abbiamo. Penso siano cose che possiamo. Forse la. Ci insegnano a costruirle. Usa. Ah no! Possiamo piazzare direttamente, però penso solo dove costruiremo eventualmente la casa. Basta? Fatto? La missione questo mi richiedeva? Potremmo switchare. A parte, vabbè, alla fine lo switch tra le armi è abbastanza rapido. Ok. Allora, io vorrei piazzare.
Porca troia, hanno costruito ovunque. Allora, vicino agli edifici non si può costruire. Ci spostiamo un po'. Però vorrei un posto carino. Che non sembra, boh, buttato là a caso, tanto per... Ecco, qua hanno costruito. Pure qua hanno costruito. Cazzo, hanno costruito ovunque. Non voglio accontentare un posto brutto. Ma ci si... Ci si può arrampicare? Cavolo, peccato. Aspetta però. Io c'avevo tipo la corda... Com'era? Jump. Ah, no. Jump, inteso come... Ok, sì. La corda da saltare, non è arrampire. Vabbè. Io non so sicuro di aver fatto la missione comunque. Eh no, infatti. Non era qua. Ah no, sì, è qua, ma sono più punti che dobbiamo... No. Non adesso, ok, poi la faccio. Poi la faccio. No, vorrei chiudere con... il building a sto punto. Per vedere un attimino com'è. Sarà Dunkers Territory. E ho capito. Raga, avete costruito dappertutto. Sage. Che cos'è il Sage? Armi non sono, purtroppo. Dai, pure qua hanno costruito. Io volevo costruire vicino a un teletrasporto. Sarò sincero, ma posso mettere... Allora, il teletrasporto è questo. Non me ne indica altri, forse li devo trovare. Deathsfield. Side out. Rotten Manor. No. Altri punti di trasporto non è dove siano. Fermi. Nella nebbia non si va. Ok. Nella nebbia soffro. Tra l'altro ho perso vita. Ok. Veramente non ha costruito nessuno qua in mezzo al lago? Beh, mio. No, vaffan bene, non posso costruire sicuro. E... C'è sto coso qua del telefono. Quella zona nella nebbia è tipo... Guarda la roba che hanno costruito, porca miseria. Hanno costruito ovunque. Io non so dove andare. Guarda quello. Ma sull'acqua si può costruire? Oh, là c'è un player. Vediamo se ci possiamo parlare. Hi man, can you hear me? Please jump if you hear me. No? Okay, bye. No. non so se mi sentivo o se semplicemente è stronzo e faceva finta di niente. Ma dato uno spunto interessante, se può costruire sulla... Che... Cazzo è quello? Che cazzarola è? Allora, quest'area sembra carina, soprattutto
Non ci ha costruito nessuno. Non è vero, c'è uno stronzo laggiù. Vabbè. Però sta laggiù. Io volendo lo posso mettere qua. Sì, ma io ho visto un creaturo enorme. Ma già a me, io... Sono sicuro che mi ammazzerà male. Malissimo, anzi. Livello di questi? 5. Che cazzo sei? Ma è fighissimo. Ho visto? Non volevo. Non mi fa nulla. Non mi caga di striscio. Cioè, nemmeno se gli sparo. Immune. Ok, è immune se gli sparo sulla cura. Cioè, sulla corazza. Sul pullman. Letteralmente sul pullman. Ma non alle zampe. Un laghetto libero. Vai. Costruiamo qua. E c'è anche un teletrasporto qua vicino. Che culo. Perfetto. Zona libera. Vai. Mia. Attiva. Vai così. Beh. Cerchiamo una zona un po' più carina, là ci stanno tutte quelle piantacce. Là c'è la casa di... che non lo so. Costruiamo qua, va. E qua mi ci gioco quello che vi pare, che sto troppo vicino a cose. E non mi fa costruire, non sull'acqua direttamente. Qua c'è uno slargo che non è pessimo. Allora, con B ho territory blueprint. Ok. Sì. Ma dice Shift Alt. Oh. Vai, tira su, tira su. Tira su, tira su. Nice work. I've managed to unlock some emetics Ok, from this crate. mo come ci If you salgo? access them through your cradle, you'll be able to craft and build what you Ok, need. quindi questa è la zona dove io posso costruire. Ma la metà sta nell'acqua, vaffanbene. Relocate. Allora, aspetta, aspetta. Copy building. Ah, ok. Sì, però... Proviamo a prendere un po' di materiale. No, più un po' di rocce. No, più un po' di rocce. Veloce, 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 veloce. Sta fa buio. Non so che succede di notte. Non lo voglio sapere per quanto mi riguarda. Ci
C'ho una mare di missioni attive, mannaggia a me. Credo almeno, non lo so. Se c'è una cosa che odio degli MMO, porca miseria, è la immensa quantità di cose che compaiono a schermo. Poi controllo se le potrò togliere. Guarda qua la roba che c'è, pieno di rocce. Io non so se le rocce ricompaiono. Spero di sì. Spero vivamente di sì. Abbiamo un sacco di roba da poter prendere. Buono. Buono, buono, buono. Se qualcuno mi costruisce davanti, io gli sparo, eh. Qualcuno mi costruisce tipo là. Ah, build. Copy. Facciamo tanto un po' più indietro. Che cosa? Quale materiale insufficiente, scusa? La legna. Uffa. Visto un tizio in moto. È appena passato un tizio in moto. Mi ha fatto prendere un colpo. Bello. Questo è territorio mio, eh. Sparisci che te sparo. Vedi, andatene. Quindi? Così, ok. Quel coso è fighissimo, porca miseria. È veramente figo. C'ho un po' paura che possa venire qua. È veramente figo. Sì, vabbè, ma allargo lateralmente così. Ok. Ci sta. Ci sta assolutamente. Sai cosa sarebbe figo? Mettere blocchi là e levarlo da qua. Ma ce l'ho le scale? Le devo sbloccare. Ma non la roba che c'è interior. Ecco le scale. Cosa è roba che non ho? Non c'ho neanche la... una rampa? No. Non ci sono rampe. Solo le scale che però non posso fare. Wooden foundation. Ceiling. I muri, ovviamente. Che cambia? Che cosa cambierà questo muro e questo muro? 10, 10. Apparentemente un cavolo, comunque ok. Ah, la costruzione, ok, è tipo a blocchi, quindi... Capito. Chiaro. Sì, ma tipo le finestre? Ah, eccole, non le ho sbloccate. Aspetta, ma che devo fare per le missioni? C'è qualcosa? Task.
Ah, l'ho fatta. No? Premi tab. Seleziona Cradle. Ah, ecco qua. Ok, sì, c'avevo ragione. So le abilità, ma per quanto riguarda le strutture, però. Crafting, logistics, building. Wooden support. Sì. Ah, ecco come sblocca. Ok, perfetto. Abbiamo 10 meme points. Smelting essential. Io metterei tutto. Even with memetics, Uno di you still won't tutto. be able to craft anything out of thin air. Essential You've been on the tools. other Sì. before and Ci lost. sblocca tutta roba. Stoves? Sì. Vai. Questi animali me li vedo con calma. Rainwater collector. Sì. Vending machine, electric stoves. C'è una marea di roba. Ok. Questo invece no, è ancora bloccato. E adesso posso costruire altro. In teoria. Wood ceiling. Ah, il tetto. Ok. Tipo, diciamo. Non proprio. Wood right. Però vedi, le cazzo, no, le finestre non le posso ancora fare. Le scale sì? Sì. Però devo fare quello con la fornace. Supplies, fornace. La piazziamo. No. Prima la fornace, mi sa devo fare. Sì, prima la fornace, però. Manca un po' di roba. Ok, va bene. Allora, signori, io direi che per adesso ci fermiamo qua. Sto gioco è figo. Raga, sto gioco secondo me è figo. Devo levare la roba a schermo perché mi fa cagare tantissimo. Detto ciò, signori, un'oretta e 10 circa, forse meno, vediamo qualcosina, magari la taglierò, forse. Comunque, provatelo, perché ragazzi, su Steam è gratis. Poi, ripeto, arriverà anche sul telefono, su smartphone, sia Android che iOS. Signori, provatelo perché secondo me ne potrebbe valere la pena. Tendenzialmente a me gli MMO non piacciono. I free to play, tendenzialmente gli sto lontano perché so sempre che c'è la magagna. Fino adesso qua la magagna non la vedo. È un MMO, ma è molto interessante. Il problema è, sarà longevo? Non lo sarà? Sarà più divertente in compagnia? Lo scopriremo giocandolo nei prossimi giorni. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto se ne volete vedere di più. Io lo continuerò a giocare. Magari eventualmente lo portiamo anche live. Vediamo se volete vederne di più sul canale. Non dico una serie, ma qualche cosina in più. Comunque, fatemelo sapere. Ragazzuoli, noi ci vediamo presto. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.